Scusate, devo fare un po' per quello di niente. Intanto complimenti a Biella, ho avuto modo di fare complimenti personalmente per la Coppa Italia, ero a vedere la Rimini e devo dire che è una squadra veramente che è un piacere da giocare, mi sembra che chi passa il tempo è il migliore, perciò complimenti veramente. Detto questo però mi dispiace perché secondo me 20 punti di scarto non c'erano oggi, ho visto una squadra molto ben presente in campo, abbiamo lottato alla pari i primi due quarti, anche nel terzo quarto secondo me c'eravamo. È chiaro che oggi Biella, penso, purtroppo abbiamo incontrato anche Verona domenica scorsa, penso che insieme a Verona è la squadra più in forma del campionato, oggi ce ne siamo resi conto, perciò da parte nostra finché abbiamo resistito le energie ci hanno tenuto, comunque abbiamo credo giocato alla pari per tre quarti o quasi, e poi ripeto, credo siano più i meriti di Biella che i meriti dei miei giocatori, anche se oggi chiaramente Biella si dimostra chiaramente una squadra più forte di noi. Ecco, ripeto, mi dispiace, è vero che le percentuali sono alte, sappiamo chiaramente che Biella ha degli ottimi tiratori, soprattutto con Mollins e Bosquin, oggi ha segnato un po' tutti, però non posso dire niente perché comunque ce l'hanno messa, e gran parte dei tiri segnati dai nostri avversari sono stati contestati bene, chiaramente, ripeto, bravi loro a metterle dentro, bravi loro a tenere un'energia su 40 minuti molto, molto intensa. Cosa avete patito di più di Biella? Ma è il fatto che non si è mai fermata, nel senso che noi comunque, come ho detto adesso, l'energia per 40 minuti, chiunque entrava in campo dava qualcosa, soprattutto a livello di energia, ma anche a livello di realizzazioni, al di là di Ollis e Voskuli, però sicuramente sono stati bravi a girare la palla contro la nostra aggressività in difesa. Qualche gol nel secondo quarto mi sembra che nel nostro miglior momento hanno forzato qualche tiro, però hanno continuato a giocare la loro pallacanestro e alla lunga chiaramente, forse anche la partita con chi un po' più lunga, ha avuto ragione. Senti, Leo, ci puoi un po' raccontare anche quello che è stato in partita di preparazione su questa difesa su Bosco, perché c'era sempre il raddoppio sistematico, comunque bello aggressivo, e non so, questo forse potrà ripeterlo anche qualcuno in ottica playoff, visto che adesso viene matematica. Cosa hai fatto? Cioè, ci puoi spiegare come è stato? Beh sì, lo spiego. Scherzo, non ho fatto niente di particolare. Volevamo chiaramente, come avevamo fatto poi nella partita di Trapani, cercare di levargli la palla, di raddoppiare sempre, anche con il numero 4, quando rischiavamo chiaramente l'aprirsi di Ollis, che oggi veramente è stato molto, molto preciso, però volevamo essere così per tutta la partita. Direi che nei primi due quarti siamo stati molto bravi, soprattutto anche a non fargli ricevere la palla facilmente, cioè l'idea era giocare un uomo un po' diversa dal solito, dove l'uomo di Boswell aveva il compito di essere sempre pronto per non fargli ricevere la palla e sul pick and roll di raddoppiare sempre, anche quasi a portarlo molto lontano da canestro. Credo che è andata abbastanza bene la cosa, però oggi, come ti ripeto, abbiamo rischiato chiaramente sugli altri e ci è andata male perché oggi gli allenatori erano veramente in palla tutti. Abbiamo provato anche tre azioni di box and one che non sono andate male, ma poi nel proseguo delle azioni una volta ci è scappata la palla, una volta abbiamo perso banalmente la palla dopo il rimbalzo e ci hanno punito subito. Questa è un'altra cosa che avevamo pensato per limitare Boswell, anche se credo che oggi il giocatore più incisivo, anche se credo che Biella abbia giocato un'ultima partita di squadra, ma è chiaro che la precisione di Ollis, soprattutto da fuori, questa è stata un po' che ha fatto la differenza poi nell'equilibrio della partita. Va bene? Ok.